Riconvertire i poli industriali chiusi in provincia di Frosinone, come ad esempio lo stabilimento Video con Dianagni, per ridare il lavoro agli operai rimasti disoccupati e far ripartire l'economia del territorio. Questo il monito che la Lady di Ferro del mondo sindacale, Susanna Camusso, ha lanciato da Piazzale Peppino Impastato a Ceccano, nell'ambito delle due giornate di festa della CGIL. La parola festa nel linguaggio del movimento dei lavoratori, come noto, non indica semplicemente l'avere qualcosa da festeggiare, ma anche pensiamo al valore del primo maggio, al segno che è dire che i lavoratori hanno delle occasioni in cui parlano delle loro opinioni, si ritrovano, e la festa della CGIL è esattamente questo, è un'occasione di incontro, di scambio delle esperienze, di conoscenza e anche per tenere viva l'attenzione ai grandi problemi che abbiamo. Inevitabile il riferimento alla Fiat di Piedimonte San Germano, stabilimento che muove una buona parte dell'economia ciociara. La numero uno della CGIL ha ribadito le sue critiche verso la gestione targata Marchionne. L'amministratore delegato per la Camusso è capace di presentarsi un giorno come il salvatore della patria, ma poco dopo è capace di far tremare le tute blu di tutta Italia, con dichiarazioni che fanno crollare ogni certezza sugli investimenti promessi, come nel caso di Cassino. Io penso che il paese sia un po' stufo di questo perenne stop and go, per cui in qualche occasione sembra salvatore della patria, un minuto dopo non dà mai certezze rispetto agli investimenti che vuole fare. Noi pensiamo che sarebbe molto importante che la Fiat investisse in Italia, ed esattamente per questo però bisognerebbe che dica una parola chiara sul rispetto delle regole e delle norme del nostro paese. Quelli che stiamo vivendo sono gli anni della più grande crisi economica registrata dal dopoguerra. Cosa possiamo fare per rilanciare il territorio? Il tema fondamentale è che bisogna smettere di pensare che questa sia una crisi che dipende dalle esportazioni o dall'offerta. Questa è una crisi innanzitutto di domanda, di scarso reddito del lavoro, di scarsi investimenti. Quindi quel che bisogna fare è esattamente ridurre le tasse sul lavoro dipendente, sulle pensioni, dare respiro alle persone, permettere di far ripartire i consumi e avviare i cantieri e gli investimenti per dare occupazione.